Umberto. Allora, buonasera a tutti, io sono Gianfranco Bologna, rappresento il WWF e fino ad oggi, fino ad ora, fino a questo momento abbiamo sentito parlare moltissimo dell'argomento centrale che riguarda come gli esseri umani subiscono le grandi trasformazioni che ci sono state attorno e come queste trasformazioni stanno sacrificando profondamente di tutti quanti. Io vorrei sottolinearvi invece un aspetto che riguarda la situazione di quelle che è la base fondamentale che ci consente di vivere, che ci consente di essere in qualche maniera in condizioni che vorremmo tutti benessere, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, chi lo vuole raggiungere. E quindi credo che questo sia il tema più importante, perché guardate, quando noi parliamo di diritto al cibo, che è un fatto fondamentale, diritto all'acqua, diritto ai beni comuni, è un tema che evidentemente non può non toccare chiunque di noi. Ma questo tema, vi ricordo, che deve avere, è come se noi abbiamo una torta davanti a noi, questa torta viene utilizzata e a secondo della visione che il mondo politico o le ideologie hanno, ci dicono questa torta la dividiamo in un modo A o in un modo B. Ma la torta qualcuno la deve fare. Questo qualcuno, per quanto riguarda la dimensione planetaria, è il mondo, è la natura che fa la torta. E noi dobbiamo avere un grandissimo rispetto per la natura. Nella slide che vi metto in apertura vi faccio vedere un'immagine del gorilla, che è una delle specie più minacciate di estinzione a livello internazionale, ed è anche una specie che ha oltre il 95% dello stesso patrimonio genetico umano. Noi siamo natura. Io credo che questo è l'elemento centrale che purtroppo tutti noi dimentichiamo. Quindi l'uomo che uccide la natura uccide l'uomo. Questo è il concetto che vorrei esemplificarvi oggi. Io sono nato nel 1953. Quando sono nato io, qualche anno dopo, nel 1959, l'umanità ha raggiunto 3 miliardi di abitanti. Se vi facessi la domanda, quando è stato raggiunto il primo miliardo di abitanti sulla Terra, chi ha un'idea di quando sia stato raggiunto il primo miliardo? Inizio del secolo, ovviamente tu mi parli agli inizi del 1800. Il secondo agli inizi del 1900. Quindi noi abbiamo raggiunto il secondo miliardo. Io nella mia vita ho visto crescere la popolazione di altri 4 miliardi. Se vi rendete conto di che cosa significa questo, perché noi abbiamo questi due secoli che in qualche maniera hanno visto questa straordinaria crescita della popolazione. E allora il mio grande maestro, che è la persona che vedete qui, che si chiamava Aurelio Peccei, questa è una fotografia storica perché illustra nel 1972, siamo nel marzo del 72, la presentazione del rapporto, a mio avviso, più importante che ha avuto luogo proprio nel Novecento, per far capire quello che è il tema centrale quando il Papa poi dice l'economia uccide. Che è il fatto che noi continuiamo a credere che possa esistere una crescita materiale e quantitativa su un mondo dai limiti biofisici finiti. Aurelio Peccei ha avuto la straordinaria idea di creare un think tank internazionale di 100 persone, si chiama il Club di Roma, si riunì per la prima volta proprio a Roma, all'Accademia dei Lincei, e lui disse: dobbiamo scatenare un dibattito planetario che in qualche maniera faccia capire a tutti, ai politici, alle imprese, a tutti i cittadini, che è impossibile continuare con un meccanismo di crescita infinito. Quindi è impossibile continuare con dei meccanismi che economicamente continuino a utilizzare le risorse in una maniera indefinita, come se fosse una cornucopia che non ha mai fine. Il rapporto era i limiti della crescita, questa è la sede della Smithsonian Institution a Washington, e scatenò un dibattito enorme. E vi ricordo, perché penso che molti
di voi se lo ricorderanno, che è stato un rapporto attaccato da tutti, attaccato dalle ideologie di destra, attaccato dalle ideologie di sinistra, attaccato da un punto di vista scientifico, perché vi ricordo che eravamo nel 1972. Nel 1972 le conoscenze che noi avevamo sul sistema Terra, su come noi siamo in grado di capire come questo straordinario pianeta che ci ha consentito di essere presenti si interconnette con tutte le sue componenti, con tutti i suoi elementi, gli elementi dell'aria, gli elementi dell'acqua, gli elementi del tutti gli altri elementi che sono i grandi cicli biogeochimici che costituiscono la base del motivo per cui noi esistiamo, gli elementi chimici di cui noi siamo composti, perché noi siamo chimica, noi siamo fatti di chimica, come sono fatti gli animali, come sono fatti tutti gli esseri viventi, come sono fatti gli organi inanimati, le strutture inanimate. E il Club di Roma aveva proprio previsto, con il grande lavoro di supporto del Massachusetts Institute of Technology, allora l'autore numero uno era il grande Jay Forrester, che è ancora vivo, che è stato il creatore della dinamica dei sistemi e che scrisse all'epoca un libro bellissimo che si chiama World Dynamics, cioè era la prima volta che si applicava un modello mondiale a livello planetario per vedere come secondo questi andamenti noi potessimo continuare ad avere, se fosse, si fosse mantenuto uno sviluppo cosiddetto business as usual, come se nulla fosse, una situazione che poteva peggiorare o migliorare a secondo delle condizioni di contorno. Gli scenari erano diversi, lo scenario business as usual ci dimostra come in questo periodo, il periodo che stiamo vivendo oggi, è il periodo in cui ci troviamo in maggiori difficoltà. Ed infatti, come sapete, ci stiamo trovando in maggiori difficoltà. E la cosa che vorrei farvi capire in maniera molto chiara è che l'intera comunità scientifica internazionale sta discutendo sul fatto se addirittura noi viviamo in un periodo geologico che è nuovo. Questo periodo geologico viene definito antropocene. Vi ricordo che nel 2016 ci sarà proprio, come dire, un momento formale che dovrebbe accettare da parte dell'International Union of Sciences, quindi l'organismo che di fatto mette insieme il nostro tempo geologico del nostro meraviglioso pianeta, addirittura per individuare questo periodo geologico. Guardate che quando parliamo di periodi geologici, noi stiamo parlando del nostro pianeta che ha la bellezza di 4,6 miliardi di anni, che è tantissimo, che neanche noi riusciamo a immaginare. Quando parliamo del periodo geologico che dovrebbe essere l'antropocene, parliamo di un periodo che ha 150 anni, 200-250 anni. Addirittura c'è quella che viene chiamata la Great Acceleration, che viene individuata attorno al 1950. Questi sono i tre grandi protagonisti, alcuni dei grandi protagonisti di questo straordinario lavoro scientifico. Paul Crutzen è premio Nobel per la chimica, c'è Jan Zalachiewski, che è un grosso geologo, che sta proprio coordinando il gruppo di lavoro sull'antropocene, e Willie Stephan, che è un altro dei grandi studiosi di Global Change, che sta studiando l'antropocene. E quello che sta diventando un tema veramente incredibile, questi sono i temi, Expo di questo deve parlare, perché altrimenti non riesco a immaginare di che cosa riesca a parlare. Addirittura noi abbiamo, quando noi andavamo a scuola, vi ricorderete, si parlava di, tutti voi avete imparato i biomi che caratterizzano il nostro pianeta, le foreste tropicali, le tundre, le foreste temperate, i deserti, eccetera. Oggi noi parliamo di anthropogenic biomes, che vengono in un sincretismo definiti anthroms, vale a dire antromi, cioè ambienti naturali che sono profondamente modificati dall'intervento umano. Pensate che nel dibattito dell'antropocene esiste addirittura questa plastic glomerate, che è il meccanismo con cui la plastica riesce a incrociarsi, incatenarsi con quelli che sono i conglomerati di terriccio, che poi diventano ovviamente anche in deposizione a livello geologico più in fondo, e quindi noi abbiamo addirittura la possibilità di individuare il nostro segno persino a livello geologico. Oramai gli ecologi stanno rimettendo in discussione quali sono le indicazioni di questi grandi ambienti naturali del pianeta. Allora, quando noi parliamo di che cosa significa aumentare
le zone coltivate del pianeta. Vi rendete conto che siamo di fronte a una situazione veramente folle? Noi stiamo cercando di aumentare la produzione, e vi ho detto che siamo arrivati, che vi ho fatto il discorso sui miliardi. Oggi noi siamo oltre 7 miliardi di abitanti, siamo 7 miliardi e 250 milioni di abitanti. La previsione più recente delle Nazioni Unite ci dice che dovremmo essere nel 2050 9,6 miliardi. È pura follia immaginare che noi duplichiamo o arriviamo al 70% di incremento della produzione agricola. Quando poi, come abbiamo dei problemi giganteschi per quanto riguarda la perdita, lo spreco di cibo che c'è a tutti i livelli e che sta diventando uno dei grandi temi di cui bisogna trovare non solo argomento di discussione, ma soluzioni a questi problemi. E qui stiamo andando in quello che dovrà essere il vero tema che dovrà essere affrontato con le attività anche politiche che ci dovranno essere attorno a questi argomenti. Questo scienziato è John Rockstrom, uno dei grandi studiosi del Global Change, sono tantissimi quelli che stanno studiando questo, ma quello che è stato il seme che aveva indicato Aurelio Peccei nel Club di Roma, oggi la comunità scientifica mondiale non sta che confermandolo in maniera clamorosa, tanto che si sta parlando di planetary boundaries, che sono i confini planetari, cioè vale a dire quei limiti oltre il quale l'intervento umano non può più andare. Perché? Non perché pensiamo che sia una cosa non piacevole, ma perché è pericoloso. Andare oltre questi limiti vuol dire entrare in una zona, vedete, non a caso vedete che c'è una zona di incertezza che è ad altissimo rischio ed è quella rossa, c'è una zona di incertezza con un rischio incrementale che è la zona gialla, c'è una zona che sta sotto il limite che è la zona verde e quelle grigie che vedete sono delle aree che riguardano tra i 9 confini planetari che gli scienziati hanno individuato, quelli che ancora oggi non siamo in grado di poter individuare con un'indicazione specifica e concreta di un numero. Come vedete, i grandi temi sono un po' quelli che molti di voi hanno oramai sentito parlare in tutte le occasioni. Pensate al cambiamento climatico, al grande spaventoso problema della integrità biosferica. Noi stiamo completamente modificando, disgregando quelli che sono le strutture, i processi, le funzioni e i servizi che gli ecosistemi offrono al benessere umano quotidianamente e che nessuno mette in conto, non stanno nel prodotto interno lordo, non c'è nulla di questo che viene calcolato. Quindi immaginatevi in che condizioni allucinanti ci troviamo. E quello che è il grande tema che la ricerca scientifica oggi sta ponendosi è che rispetto a questo che avete visto qua, come fare in modo di mantenere il nostro intervento in questi confini, perché il vero problema riguarda il fatto che se noi sorpassiamo i limiti che vanno oltre la zona di incertezza, gli effetti che possono derivarne a cascata sono assolutamente non conosciuti e soprattutto non sono conosciuti rispetto alla capacità di quello che potrebbe essere l'intervento umano a gestirli. Non ce la facciamo, le società umane non sono capaci di gestire questa situazione. Allora, e questo cos'è? È il tipping point, è un punto critico, vedete, c'è una resilienza dell'intero sistema Terra che si muove in quella specie di vaschetta e quindi lì riusciamo a mantenere bene questo equilibrio. Nel momento in cui dovesse verificarsi una situazione di sorpasso di questo equilibrio, noi ci potremmo trovare addirittura in una dimensione di sorpasso di un punto critico a livello planetario, non soltanto a livello di un singolo elemento, perché gli elementi fra di loro sono tutti interconnessi. È come quando noi andiamo a vedere qual è la situazione di un inquinante, no? E allora si dice: l'inquinante X non può essere contenuto nell'acqua, nel suolo, nell'aria oltre una certa quantità. Ma sappiamo benissimo che oltre a quel problema che riguarda l'effetto che quell'inquinante ha sulla nostra salute o sulla salute degli ecosistemi, abbiamo tantissimi altri inquinanti che hanno questo effetto. Quindi abbiamo un effetto sinergico. Idem, abbiamo un effetto sinergico per quanto riguarda questi grandi problemi che sono i problemi dei planetary boundaries. Il grande tema
e il grande fascino che stiamo ottenendo è proprio quello di riuscire a mettere insieme, e qui come vedete il grande problema che dobbiamo trovare le soluzioni, i temi di carattere, chiamiamoli ambientali, che hanno a che fare con i limiti del nostro pianeta, con quelli di carattere sociale. Kate Raworth, che lavora anche per gli amici di Oxfam e sta alla Cambridge University, ha cercato di definire ancora meglio qual è lo spazio giusto per l'umanità, tenendo presente i confini ambientali che sono stati indicati dagli scienziati per quanto riguarda, come dire, il soffitto, e il pavimento per quanto riguarda le fondazioni sociali, che non possono essere sotto questo livello. Noi non possiamo andare sopra il livello del confine planetario, non possiamo andare sotto il livello della foundation sociale. Questa è la grande sfida che abbiamo. Noi stiamo lavorando tantissimo su questi argomenti, tenendo presente tutti gli appuntamenti internazionali, non solo quelli, come dire, formali, a cui attraverso i quali ci sono i negoziati. Ogni anno pubblichiamo un rapporto mondiale che si chiama Living Planet e abbiamo già messo in quadro tutte le cose che devono essere fatte. Su queste cose non facciamo altro che continuamente spingere a tutti i livelli, sia i governi, sia le istituzioni, sia le imprese, su cui c'è da fare un lavoro immenso, perché lì non possiamo pensare che possano continuare a credere che lo sviluppo o la crescita quantitativa possa continuare a rimanere. Ma è inutile che vi ricordi in conclusione che la vera scelta fondamentale sta effettivamente nelle nostre mani, e solo che nelle nostre mani riusciremo a cambiare questa situazione. Grazie.